Il dolore, una sensazione che si è rivelata utile per molti organismi del nostro pianeta e per almeno buona parte della nostra specie. Una domanda che mi viene fatta molto spesso è: Alberto, ma gli insetti provano dolore? La risposta immediata sarebbe: no, non provano il dolore che proviamo noi e provi anche tu. Però sicuramente hanno delle risposte fisiologiche che dicono loro di smettere di fare un comportamento o un'azione che provoca loro dei problemi. Ma queste risposte le hanno proprio tutti gli animali? Ebbene, no. Almeno un vertebrato presente sul nostro pianeta non prova dolore. E sto parlando di un mammifero roditore, denominato eterocefalo glabro. Alcuni lo chiamano wuster coi baffi ed è considerato uno degli animali più brutti del nostro pianeta, come se perdere il pelo fosse una bruttura per un mammifero. Questo mammifero è un sunto di adattamenti incredibili. Intanto è l'unico mammifero a praticare l'eusocialità, allo stesso modo di formiche e api. Anche se in realtà sarebbe sbagliato dire che è l'unico, visto che c'è almeno un'altra specie dei batiergidi, la loro famiglia, a praticarla. L'eterocefalo però ha molte altre caratteristiche che lasciano senza fiato. L'eusocialità non è proprio uguale a quella di formiche ed api, somiglia di più a quella delle termiti. Sono dotati di una regina più grossa degli altri esemplari, che è l'unica ad essere fertile. Dei soldati di entrambi i sessi difendono i tunnel scavati nel Corno d'Africa, l'unico ambiente in cui vivono. E infine gli operai e operaie addetti alla realizzazione dei tunnel. Nei soldati sono presenti i fecondatori della regina e tra le soldate si ha colei che diventerà la nuova regina in caso si perda quella vecchia. Siamo di fronte a una chiara convergenza evolutiva. E visto che gli insetti non sono proprio l'ultima ruota del carro, direi che per i mammiferi è un passo in avanti. Questo animale si è adattato perfettamente alla vita ipogea, questo perdendo una buona vista, perdendo i padiglioni auricolari, ma guadagnando dei denti utilissimi allo scavo e diventando in grado di sopravvivere in condizioni di anossia, e cioè con condizioni di poco o pochissimo ossigeno. Un altro roditore della sua stazza arriverebbe a vivere tra i 4 e i 5 anni. L'eterocefalo vive tranquillamente superando i 20 anni, con casi estremi di 30, e per questo è noto anche come il Matusalemme dei roditori. Si crede che questo sia dovuto al suo metabolismo estremamente lento, basato su vegetali dall'apporto nutritivo a livello omeopatico, come ad esempio radici di piante varie. Questo animaletto è anche resistente ai tumori. Le cellule tumorali non si moltiplicano dentro di lui. Questo è stato testato in laboratorio e continua ad essere studiato per trovare una cura alle nostre neoplasie. E veniamo alla caratteristica con cui siamo partiti. L'eterocefalo infatti non sente il dolore. Il dolore di una ferita o di una scottatura. Questo perché non è dotato della sostanza P, un neurotrasmettitore che porta la sensazione dolorosa al sistema nervoso centrale. Ragazzi, sto orrendo topo, vive 30 anni, sopravvive con pochissimo ossigeno, non sente dolore e abita in colonie di 300 esemplari. La fine del mondo non sarà per l'apocalisse atomica, sarà per le palle girate di un wuster coi baffi. Grazie dell'attenzione, Verdastri. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su e condividetelo sui vostri social preferiti. Io il dolore riesco a sopportarlo e sono sicuro che riuscirete a sopportarlo anche voi nel momento in cui sarete diventati ancora più verdi.